vista della formazione prevediamo della collaborazione sia nella didattica che nella ricerca. Nella didattica in particolare abbiamo aderito a un modello su due classi accademiche, come quelle della scuola normale, che sono le strutture in cui ci saranno i corsi ordinari, i dottorati, le lauree magistrali in cooperazione con l'Università di Pavia in lingua inglese che abbiamo attivato negli ultimi 2 anni. E sarà anche possibile un maggiore scambio, interscambio tra i docenti di una scuola con quelli di un'altra, quindi avere una specie di faculty condivisa. Le farei una domanda un po' al di là di questo, insomma, vorrei capire, secondo lei questa, diciamo, questa unione pionieristica di questi tre atenei può rappresentare un esempio anche a livello nazionale per altre realtà didattiche, secondo lei può essere qualcosa di pionieristico? Sì, noi riteniamo che sia molto utile cercare di unire le forze. Le università italiane, tutto sommato, si devono competere a livello internazionale con delle grandi università molto attrezzate da tutti i punti di vista, sia a livello di formazione che di ricerca. Quindi un'alleanza è, secondo noi, fondamentale proprio per riuscire a competere con le altre grandi realtà internazionali. La ringrazio.